noi veniamo dopo. Ma loro saranno morti senza scopo, se dopo è tutto da rifare. Son passati gli eroi, adesso tocca a noi. Per altre vie dobbiamo continuare. Anche se essi hanno fatto un buon lavoro, c'è bisogno di noi dopo di loro. Ogni atto di ingiustizia è un focolaio di guerra. Ogni odio, ogni disprezzo dell'altro accumula a poco quella capacità di male che poi esplode. Coraggio, tutti insieme costruiamo la pace. Oggi la commemorazione dei martiri di Via Colle Pineta. Non c'erano i ragazzi oggi, professoressa, per l'emergenza sanitaria, ma hanno seguito da lontano, ma sempre molto vicini a questa iniziativa. Avevano già preparato l'iniziativa, avete ascoltato le loro parole attraverso le poesie lette dai sindaci. È un momento importante per le nostre classi. Loro avvertono fortemente la responsabilità di essere custodi di questo cippo e della memoria della storia. Memoria per essere migliori, dicevano i sindaci di Pescara e Chieti e le autorità che sono intervenute. Assolutamente vero, la memoria per poter costruire un futuro migliore, il futuro si può costruire solo sulle radici della storia. Una cerimonia toccante oggi con la partecipazione di tante autorità civili, sì, e militari. Dal prossimo anno l'augurio che possano tornare a partecipare anche i vostri ragazzi, i vostri studenti. Noi ci crediamo, sarà così, dovrà essere così.